Ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Magnus, siamo sempre qui su Hogwarts Legacy. Altro episodio fondamentale, ci sono delle missioni principali che andremo a fare oggi, tra cui una molto importante per ciò che riguarda gli animali. Se ne è già parlato in alcuni video, abbiamo capito che comunque in teoria non ci dovrebbero poter accompagnare durante i combattimenti, che peccato, però voglio capire bene come si muovono praticamente. Comunque andiamo a lezioni animali. Benvenuti a tutti! Vedo che avete già conosciuto alcuni degli animali che studieremo nelle nostre lezioni. Ma vi avverto, non commettete l'errore di prenderli sotto gamba. Ognuno di essi può essere pericoloso, Addirittura. soprattutto se non si sa come gestirlo nel modo giusto. Sembra che molti di voi siano fuori allenamento. Dedichiamo un po' di tempo a ripassare le basi della cura degli animali, va bene? Signorina Sweeting, potresti aiutare il nostro nuovo arrivo con la lezione di oggi? Sì, professoressa. Ciao, io sono Poppy. Poppy Sweeting. Non preoccuparti per quello che ha detto. La professoressa Owen esagera. Gli animali che studiamo sono inoffensivi. Signorina Sweeting, attenzione, per favore. La lingua di un Puffskin è sfuggente come un'anguilla. Sì, professoressa. Ecco. Esercitati su Gerald. Ma occhio alla Gerald. sua lingua. Che faccio con la carezza? Puoi usare la mia spazzola. Devi solo essere gentile. Oh, e pensa a cose belle. Ah no, devo. Mi piace pensare che arricchisca la sua esperienza. Perfetto, sono sicura che si sente molto Le meglio. piace? Credo che abbia fame. Ti dispiacerebbe dargli un po' di mangime? Pure. Ah, porca miseria. Mi stai prendendo tutti gli spazi, però, eh. Oh, mi sa che ci dobbiamo un po' ampliare, eh. Sapore pensi che abbiano le crocchette per Ah, Gerald? A stop, me sono piace tappi. pensare che siano dolci. Direi proprio che Gerald ti ha preso in simpatia. Ne sono felice. Capirai, la Sembra carezza gli molto doveva simpatico. mangiare. Lo è. La gentilezza è una delle sue doti migliori. Subito dopo l'ambizione e la pulizia. Ottimo lavoro, bravi! Ora andiamo ai recinti per selezionare un altro animale. Mi raccomando, fate attenzione quando li nutrite e spazzolate. Sweeting, puoi mostrare al nuovo arrivo il recinto dei Kneasle in fondo? Da questa parte, i Kneasle sono qui. Qualcosa di un po' più grosso. Ma che sono? No. Ah, sembrava fossero tacchini, invece no. Oh, con un paio di baffi di Kneasle posso tirare su qualche zellino. Così poi ci compro qualcosa da Mielandia. Ah, sentivo un gatto. Stupida bestia. Merlino, che cosa stai facendo? Ah, la solita Poppy. Ti preoccupi per un roditore inutile. Il suo nome è Persefone. Il suo nome è Persefone. Non fa affatto ridere. Andiamo. Non avrei risposto così, dai. Quei due non dovrebbero essere qui. Sono dei futuri bracconieri. Persefone li ha smascherati subito. Grazie per l'aiuto. Ora continuiamo. Nutri e spazzola i Kneasle come hai fatto con Gerald. Ok, perfetto. Allora. Ah, devo fare una alla volta. Pensavo che potessi interagire più volte con varie. Vabbè, giustamente. Però non si dovrebbero muovere da solo, no? Vabbè. Mangiate la stessa. Come faccio? I Kneasle ti hanno preso in simpatia. Sanno riconoscere una brava persona quando la vedono. Come me, del resto. Pare che il. Dov'è il nuovo studente? Ah, eccoti qui. Vorrei parlarti, se non ti dispiace. Arrivo, signorina. Salve, professoressa. Voleva parlarmi? Sì.
Come ti è sembrata la tua prima lezione di animali? È stata bellissima. Credo che mi divertirò molto in questo corso. Ottimo! Sembri aver capito che gli animali possono svolgere un ruolo cruciale nelle nostre vite, una volta domati. Alcuni possono perfino fornire materiali magici, se adeguatamente accuditi. E questo non include la tortura. A proposito, grazie per aver difeso quel Knizzle, ma la prossima volta lascia che me ne occupi io. Sì, professoressa. Sono quasi peggio del branco dei bracconieri di Rookwood. E purtroppo siamo noi a soffrirne. A ritrovare degli animali morti. Che terribile spreco di risorse. I bracconieri saranno assicurati alla giustizia, vero? Ci penserà il ministero, spero. Sei molto ottimista. Per ora concentriamoci su questioni più immediate e alla nostra portata. La professoressa Weasley mi ha chiesto di preparare degli incarichi che ti aiutino a metterti in pari con i tuoi compagni. Ti manderò presto un gufo. Frattanto ti consiglio vivamente di studiare quanti più animali possibili appena hai del tempo libero. Vabbè, diventerò veterinario. Vieni qui, devo parlarti. Sì. Poppy. Avevi bisogno, Poppy? Volevo ringraziarti di nuovo per aver parlato con quei bruti al posto mio. Sei come un auguri nel deserto a mezzogiorno. Spero che il tuo sia un complimento. Sì, è una frase che diciamo io e mia nonna quando qualcosa o qualcuno ci sorprende piacevolmente. Almeno questo è il significato che le diamo. Non potevo sopportare che maltrattassero quella creatura. La pensiamo in modo simile. Anzi, a questo proposito, c'è qualcuno che vorrei farti conoscere. Nella foresta. Mi hai incuriosito. Molto bene, fai strada. È quello che speravo. Andiamo nella foresta. Sembra una cosa un po'... Non ci porterei il primo che capita. Anzi, tu sei la prima persona a cui lo mostro. Oh, addirittura. Sul serio? Rimani lì. Ah, noi dovremmo averlo anche... Dovremmo avere anche una versione particolare con la versione deluxe, credo. Ti presento alla forte. Non trovi anche tu che sia meravigliosa? Su, forza, fatti conoscere. Ma attenzione. Devi mostrare il dovuto rispetto a un ippogrifo prima di avvicinarlo. Non funziona. Ah, ok. Lo sapevo. Non ho mai visto un ippogrifo affezionarsi tanto rapidamente a qualcuno. Puoi spazzolarla e darle da mangiare, se vuoi. Pure a lei. Ogni tanto vengo a vedere come sta. Le porto delle sfoglie ripiene e le racconto cosa succede al castello. A guardarla non lo diresti mai, ma è una curiosona. Ha mangiato tutto. Ah, non ce l'abbiamo quindi noi. Meglio della scopa, eh. Cioè. Allora, che ne pensi di Alaforte? È davvero fantastica, grazie per avermela presentata. Ancora non ci credo. Sapevo che voi due sareste andati d'accordo. Quindi sei tu il motivo per cui sono stati visti degli ippogrifi volare sulla foresta proibita? Forse. Lo sai che quando ti guadagni la fiducia di un ippogrifo, lui ci sarà sempre per te. Io l'ho provato di persona con lei. Esattamente come vi siete incontrate, tu e Alaforte? È una lunga storia, ma per farla breve, qualche anno fa l'ho salvata da alcuni bracconieri e messa al sicuro. Ora però temo non lo sia più. Avrai notato che i bracconieri stanno diventando un bel problema qui. Ho paura che possano catturarla di nuovo e stavolta potrei non riuscire a salvarla. Anche la professoressa Howin ha accennato a dei bracconieri. Dalle sue parole sembra non si possa contare sull'aiuto del ministero. Raramente sono d'accordo con la professoressa Howin, ma su questo ha ragione.
L'influenza dei bracconieri cresce sempre di più. Li vedo aggirarsi ogni giorno per il villaggio, parlare con la gente. Stanno tramando qualcosa, solo che non so cosa. In effetti è un po' strano. Sembra quasi che stiano architettando qualcosa. Esatto. Voglio indagare un po', scoprire cosa sta succedendo, cosa stanno facendo. Credo sia un'ottima idea. Sapere è potere. E più riuscirò a scoprire, più potrò tenere alla forte al sicuro. Mi sembri molto determinata. Se scopri qualcosa, fammi sapere. Va bene, contaci. Ora è meglio che vada, ma ci vediamo presto, spero. Sapere potere. Ma questa fa schifo, mago. Allora, pensavo che, vabbè, vediamo se ci hanno aggiunto qualcosa. Perché in teoria dovremmo avere anche uno, un ippogrifo particolare, ma tanto pare non credo che sia comparso tra le è ancora presto, evidentemente. Sessione interessante e piacevole. Comunque, andiamo a parlare con Siruna. Tra l'altro ho imparato anche Depulso, che ci servirà sicuramente. Ah già, è quella della... Eila, che bello vederti. Buongiorno, signorina Ryan. Incontrato Rookwood. Desideravo ringraziarla ancora per l'aiuto con Rookwood e Harlow il giorno dell'attacco dei troll. Chiamami Siruna. È stato un piacere aiutarvi. Quei due portano solo guai. Sono lieta che fossi qui quando ti hanno trovato. Infatti, quel giorno stava parlando con un goblin. Sì, Lodgok. È un amico. Sembrava essere in ottimi rapporti con lui. Ci conosciamo da anni. Da quando ero adolescente servivo ai tavoli qui, prima di acquistare la taverna. All'epoca era cordiale, ma non eravamo ancora amici. La sua sfiducia nella stirpe magica era troppa. Ma ora siete amici? Sì, lo siamo. Non lo vedevo da anni, poi qualche mese fa è tornato. Mi ha riconosciuta subito. A differenza di alcuni miei compagni di classe, che ci hanno messo un po' a capire che ero una strega e non un mago. Non tutti i goblin sono come Ranrok e i suoi seguaci. Lodgok è preoccupato quanto noi per la situazione attuale. In questo caso vorrei parlare con lui, nello specifico di Ranrok. Dove posso trovarlo? Immagino che il tuo interesse sia legato alle voci su una collaborazione tra Ranrok e il nostro amico Rookwood. Esatto. Quando non è qui lo puoi trovare a parlare di affari alla testa di porco. È uno stimato commerciante di metalli. Digli testa che hai parlato porco. Con me. Probabilmente e comprensibilmente si fida poco di maghi e streghe, anche se giovani come te. Detto questo, se cerchi informazioni su Ranrok per tentare di ostacolarlo, in Lodgok troverai un alleato. Ok. Grazie, Siruna. Quando trovi Lodgok, portagli i miei saluti. Non so che cosa hai fatto per avere nemici così potenti, ma per favore, guardati le spalle. Lo faremo. Sapete la cosa interessante? Che secondo me sarebbe molto bello fare anche da strega, secondo me. Forse è la prima volta che un gioco mi colpisce anche come personaggio femminile. Benvenuto alla testa di porco. Salve, Lodgok. Siruna mi ha detto che eri qui. Ah, sì? E ti ha anche dato notizie da riferirmi? No, in realtà desideravo parlare con te. Si tratta di Ranrok. Ora ricordo, ai tre manici, il giorno dell'attacco dei troll, sei lo studente a cui dà la caccia. Esatto. Ho bisogno di sapere cosa stanno tramando lui e i suoi seguaci, così da essere un passo avanti. Ammettiamo che io lo sappia. Perché fidarmi di te? Madonna, sa... Per Siruna i nostri interessi potrebbero essere simili. Forse si sbagliava. Se Siruna ritiene che abbiamo interessi condivisi, forse possiamo fidarci reciprocamente. Bene, ho un'idea che potrebbe essere utile a entrambi. Un modo per far sì che Ranrok mi confidi i suoi piani. Ti ascolto. Anni fa, una perfida strega rubò una reliquia sacra ai goblin. Si dice che ora si trovi nel suo sarcofago, in una tomba accessibile solo alla stirpe magica. Ranrok e io abbiamo avuto un litigio tempo fa. La reliquia potrebbe farci riallacciare i rapporti.
La devo trovare. Capito. Se prometti di rivelarmi i piani di Ranrok, recupererò per te la reliquia. Dovremo fidarci reciprocamente. Io che tu non fugga con la reliquia. E tu che io ti riferisca quel che apprenderò. Raccogli ciò che ti serve e vediamoci nei pressi della tomba della strega. Ok, la tomba della strega. Speriamo che non sia... ovviamente sarà qualche... qualche nemico potente. Dovremmo esserci. Pronto. Bene, non c'è tempo da perdere. Ashi, porta tu alla tomba. Non è che vai di te. Cos'è la reliquia che devo recuperare? Un prezioso cimelio noto come... Revelio! Quella strega si considerava una collezionista e lo acquistò come soprammobile, incurante della sofferenza che ciò avrebbe causato. La tomba della strega. No, questo posto ha un aspetto orribile. Sì. Ti auguro buona fortuna con l'elmo. In quanto portabacchetta hai già un bel vantaggio. Ma prima che tu vada, hai qualche domanda? No. Ora che siamo qui, mi è tutto chiaro. Spero che la nostra sarà un'alleanza proficua. Ancora buona fortuna. Ciao, bello. Io resterò qui, in trepidante attesa del tuo... Entriamo, dai. Ci ha già fatto perdere un sacco di tempo. Allora... forse... ah, che meno male che si accende un po' di luce, perché... si incomincia a vedere poco. È sigillata. È sigillata. Quanto che non so, sinceramente. Falene. Lumos. Ah, si sta spostando così. Ma perché prima non si è spostata? Scusami. Vabbè, prima non si era sposta. Vabbè, forse quell'altra non si sposta. La devo posizionare. Boh, cioè dovrei portare questa di qua, penso, no? Lumos! Ah, vabbè, non capisco perché prima non si prendeva. Vabbè. Cioè, dobbiamo spostare per forza questa. Che cosa strana. Vabbè. Per la barba di Merlino. No, non si è aperto niente di qua. Allora, vediamo di... Lumos. Così è meglio. Mantello della casa in velluto. Questa non può essere la tomba della strega. Devo proseguire. Ok. Vediamo se c'è altro, Una l'abbiamo piazzata. Lumos! Avevo visto anche un'altra. Ok. Lumos! Me ne manca un'altra, arriva. Qua non c'è, qua non c'è. Ma vediamo se... perfetto. Lumos! Tra l'altro questa era un'altra porta che avevo becchiato, oppure un'altra parte, che poi alla fine non sono riuscito più a utilizzare perché... e non riuscivo a entrare. Un sacco di posti da poter scovare, perché purtroppo se non hai l'abilità giusta, sta meglio. Ho questa. La sensazione che qui ci sia qualcun altro. Sì. Ah già. Questo mi pare che si devono incendiare, mi pare.
Allora, momento un attimo, perché mi pare che non ce l'ho la... Che questo qui... non va bene, mi serve qualcosa... Ah, questo va bene, ok. Incendio! Incendio! Sono davvero ostinati! Incendio! Però mi sa che forse mi conviene più... Incendio! Con questo... Mi conviene posizionare un attimo anche quello lì della fiamma lanciata, perché era più comodo, tipo questo. Sì, almeno penso che fosse questo. Infatti era questo. Vabbè, fa niente. Allora, vediamo se ho recuperato tutto qua dentro. No. Money. Qua si sale, penso. No. Pensavo si salisse, invece niente. Primo. Ah, qua ne vedremo delle belle, secondo me. Allora. Energia qua. Me ne servono due o una? Ma basta. Forse se attiro. Passo! No. Sopra è incisa una parola. Proprio come sulla porta. Ok. Defunzo! Vai! Passo! Ho sbagliato, pardon. Lumos! Ok. Ah, che non l'hai presa? Acceso. Lumos! Oh! E vieni? Lumos! Ok. Prima l'avevo presa, ma non... Forse siamo un po' strani, eh? Lumos! Forza, ragazzino, dai. Aperto. Cercare di capire se... Oh, qua combattiamo. Che cosa c'è appeso lassù? Sembra un po' precario. Si scende. Non c'è altra via. Aspetta. Beh, più forte andi là. Vabbè, dai, è alla strada per tornare su. Fai. Pensavo che riuscissimo a scovare qualcosa. Via, via. Ok. Scaglia, perfetto. Confringo. Confringo. Sta ancora un altro? Porca miseria, quanti ce ne sono? Proteggo! Stupefito! No, questo non serve a niente. Confringo! Queste che sono? Ah, fettore di morte, che bello.
peture di morte. Allora, altra farfalla. Falena, scusate. Ah, dobbiamo sempre girare. Ok. Vediamo un po'. Lumos. Non capisco cosa sia. Si alza. Che si alza? Non capisco che cavolo. Ah no, si alza pure questo, aspetta. Allora, devo fare così. Che puzzo! Lumos. Dai. Questa l'ho messa. Come faccio adesso a prendermi a quella? Faccio. No. A parte che me ne servono tre. E ne ho viste due. Ah, ok, un'altra sta qua. Allora, facendo girare questo, la piattaforma dovrebbe sollevarsi. Sì, deve essere così. Ma che devi girare? Lumos! È venuta? Lumos! Ecco qua. E poi ci mettiamo di qua. Vai, 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 vai. Madonna Santa Vergine. Ah, cazzo. Lumos. Ok, l'ha presa. Mi serve. Ah, ma ha cambiato pure la cosa. Ah, no. L'ultima dimora della strega. Lodgok ha detto che l'elmo era nel suo sarcofago. Ah. Aspetta, vi salto? Ok, sì. Il cadavere di una Schwinder. I suoi compagni devono essere fuggiti con l'elmo. Lodgok non ne sarà affatto felice. Ok, penso che sia lì, Quanti? I tuoi scomparti che sono pieni. Vendi o elimina l'equipaggiamento in eccesso. Porca miseria. Momento, un attimo, dobbiamo un po' liberare un po' di roba. Maledizione, raga. Quanta roba. Cioè, se me devo iniziare a vendere un po' di roba, Cioè, approfondire questo fatto della vendita. E non lo possiamo manco. Dove stai? Dai. Meglio che lo mostri a Lodgok. Oh. So che c'è un meccanismo per aprire questa porta. Vai, grande. Comunque, questa è una cosa, vi dico la verità, molto intelligente. Cioè, il fatto che poi, superata la tomba, cioè c'è una strada e si esce, cioè, perché molti giochi non c'hanno sta cosa, cioè che ogni volta devi fare sempre un traghetto. Lodgok, il sarcofago è stato depredato, non ho trovato alcun elmo, solo una Schwinder morto. Accidenti, sono arrivati prima di noi, dobbiamo recuperarlo prima che Rookwood lo usi per ingraziarsi Ranrok. Ho visto un loro accampamento non lontano da qui, ma temo dovrai andarci senza di me. Sono troppo vecchio per combattere. Vabbè. Mi dirigo là subito. Bene, non c'è tempo da perdere. Impossessati dell'elmo prima che lo faccia Rookwood, o perderemo qualsiasi potere su Ranrok, seppur minimo. Tremo al pensiero che quei maledetti ladri si siano impossessati di un tale cimelio. Sì. Vabbè, vediamo di aggiungere un po'. No, mi sa che questa strada non è una strada giù, consona. Allora, cerchiamo almeno un approccio un po' più silenzioso, tanto per... Che succede? Hai commesso uno sbaglio enorme! No! Incendio! Te ne pentirai! Io direi di aspettare, vedere che succede. Perché avrei due se soffo. Expulso!
prenderà. Vediamo di riuscire a vedere se riesco. Ma hanno visto questo. No, ma ha preso, eh? Eh sì. Aspetta che non ho salito. Ok, questo è andato, dai, attenzione. Ancora, mannaggia, mi scordo sempre di farla quella mossa. Hai osato privarmi di una persona cara. Assapà. Pensi che espulso? Mamma mia, oh, mi scordo sempre della parata, mannaggia. Quello che hai fatto a degli animali indifesi, vergognoso. E poi se lo facessi sempre, cioè guadagnare il... Dici che forse sta qua? Ecco fatto. Oh. Ops. Questo è per Rookwood. Per te la pacchia è finita. Porca miseria. Te prego. Per la barba di Merlino, cosa? Ok. Vabbè, questi erano scherzi, dai. Questi erano veramente scherzi. Crederà che ho sconfitto una Schwinder da solo. Eh no, penso di no. Diciamo che per adesso i troll sono quelli un po' più forti, eh. Ok, direi che possiamo consegnargli l'elmo. Ho sottratto l'elmo agli Ashwinder. Molto bene, Ranrock ne sarà di sicuro colpito. L'elmo brilla ancora di più di quanto pensassi. Le incisioni, il profilo, è straordinario. È bellissimo, Lodgok. Capisco perché ci tenevi tanto a riaverlo. Recuperando l'elmo hai fatto un favore ai ladri. Molti goblin avrebbero ucciso per averlo. Allora sono felice di liberarmene. Grazie. Ora otterremo la fiducia di Ranrock. Glielo porto subito, così si distrarrà dalla sua ricerca. La sua ricerca? È solo un'intuizione. Mi hai davvero colpito, giovane. Sono felice di averti dato fiducia. Ci rivedremo presto. Meglio tenere segreto il nostro accordo per ora. In pochi crederanno che i nostri obiettivi possano essere simili. In pratica prima ci schifava, se ho capito bene. Abbiamo acquisito un po' di sicurezza sui confronti. Ah, per poco non siamo arrivati. Vabbè ragazzi, questa parte la terminiamo qui. Ci vediamo al prossimo video. Bye.